Ciao, sono Maurizio e sono il responsabile del sito vivistoccarda.eu, un sito che ho creato per aiutare gli italiani che decidono di trasferirsi in Germania e per quegli italiani che sono in Germania e che vogliono vivere meglio la loro esperienza in terra tedesca. Oggi parleremo dell'Arbeitsamt. Se trovi interessanti questi contenuti, ti chiedo gentilmente di aiutarmi e di supportarmi iscrivendoti al canale, attivando la campanella per rimanere aggiornato su tutti i video che saranno pubblicati. Ve ne parlo perché non è un passo, diciamo, obbligatorio da fare nella fase iniziale, però è opportuno farlo. Normalmente l'Arbeitsamt non si spende particolarmente per trovare lavoro a chi è appena arrivato, quindi in cerca di primo lavoro, per quanto sia nelle sue funzioni, però siccome il lavoro in Germania, il lavoro c'è ma non ce n'è tantissimo e quindi non c'è, a parte alcuni settori particolari, come ad esempio la sanità, mediamente non, diciamo, c'è il lavoro ma non tantissimo. Pertanto quindi l'Arbeitsamt si spende e si prodiga con molta solerzia nel momento in cui deve trovare il lavoro a qualcuno che il lavoro lo ha perso. E ovviamente anche in questo caso c'è una ragione molto specifica: siccome nel momento in cui tu perdi il lavoro, tu vieni praticamente pagato parzialmente dall'Arbeitsamt fino a quando non troverai un nuovo posto di lavoro, e di conseguenza quindi l'Arbeitsamt ha tutto l'interesse, tutta la voglia e la fretta di trovarti un altro lavoro per non averti, insomma, sulle sue casse, e di conseguenza quindi questo è il motivo per il quale trova molto più facilmente lavoro a chi lo ha già perso, e viceversa non si spende nello stesso modo per chi è alla ricerca del suo primo lavoro. Quindi, diciamo, quando arrivi in Germania è opportuno, per questo dicevo, è opportuno scriversi all'Arbeitsamt, perché comunque è una cosa da fare, e quindi, visto che all'inizio hai molto tempo libero, è preferibile che lo faccia all'inizio, così te lo sei tolto davanti e poi guardare oltre, però non è strettamente indispensabile. Ti consiglio quindi di iscriverti, pur non essendo indispensabile, perché per esempio a me non hanno aiutato, cioè nel senso non mi hanno trovato mai il lavoro, né in prima istanza e nemmeno quando poi l'ho perso. Io particolarmente nella mia esperienza la racconto così, giusto perché possa essere di esempio, di ispirazione, per quanto non sia tutta questa gran carriera, però insomma per quello che è il mio percorso, io onestamente quando sono arrivato ho accettato il primo lavoro disponibile. Avevo delle competenze, però non erano spendibili sul mercato del lavoro, perché avevo due diplomi, uno come perito agrario, e qui era difficilissimo, insomma, da applicare, e l'altro era come programmatore informatico, un diploma molto vecchio e quindi non attualizzato, e di conseguenza anche questo quindi non spendibile. Quindi ho cercato lavoro come giardiniere, come cameriere, come fabbro, avendo lavorato anche 5 anni come fabbro, e quindi mi sono iscritto all'Arbeitsamt. All'inizio il mio primo lavoro fu, dopo circa un mese, trovai un part time verso Leonberg, presso le Beve Post, le poste private. In realtà era un mini job per il quale mi dovetti anche comprare una macchina, della quale poi magari parleremo un'altra volta, la mitica Mad Machine, e già il nome dà l'idea di quella, pagata a 230 euro, ma che andava benissimo. E praticamente il mio primo stipendio fu praticamente di poco più di 150 euro, però era un part time. Il secondo mese diventarono 500, il terzo mese poi trovai un lavoro diciamo a 12 euro l'ora, insomma, e poi pian piano fino ad arrivare poi, insomma, a perdere il lavoro, a lavorare con le firme, a lavorare alla Mercedes, insomma in poco più di un anno e mezzo riuscii poi a trovare quello che cercavo, cercavo un'azienda grande, un'azienda, insomma, che mi desse quella stabilità, quella affidabilità, quella sicurezza, insomma, che nelle piccole firme o comunque in Italia io non avevo mai avuto. E di conseguenza quindi poi sono approdato alle Deutsche Post con la DHL per portare i pacchetti, nella quale mi trovo benissimo, sia per quanto riguarda, diciamo, lo stipendio, e anche per quanto riguarda il lavoro, perché comunque mi lascia libero, insomma, non, per il mio modo di essere, per come sono fatto io, insomma, è un lavoro che mi va bene, va bene.
Questo per dire cosa? Che in realtà non è necessario cercare il lavoro dei sogni appena arrivati, cioè nel senso all'inizio va bene qualsiasi cosa, anche un part time, l'importante è iniziare a fare un lavoro qualsiasi e iscriversi a un corso di tedesco. Io purtroppo non ho fatto poco perché lavoravo 12 ore al giorno, quindi ho fatto pochissimo, ho fatto 20 giorni di scuola, poi prendevo sonno e quindi ho rinunciato, però questo non vuol dire, la mia esperienza può servire anche per dire non fate come ho fatto io, non necessariamente, e quindi cercate di farlo il corso, fare i 6 moduli, e poi anche di questo ne parleremo più avanti, e fate i 6 moduli per arrivare insomma ad avere una competenza minima e a quel punto provare a fare il vostro lavoro, però all'inizio accettate qualsiasi tipo di lavoro e continuate a mandare curriculum a spiano praticamente tutti i giorni, continuamente, perché l'importante è, voi avete un lavoro e ne cercate un altro, nel momento in cui, chiaramente che sia migliore, nel momento in cui avete trovato quell'altro lavoro, allora potrete guardare avanti, però non fermarsi, non arrendersi e soprattutto non cercare il lavoro dei sogni, perché è difficilissimo, è praticamente impossibile, soprattutto all'inizio, non sei tedesco, non parli il tedesco, non hai esperienza, non hai titoli adatti, insomma è praticamente un desiderio irrealizzabile, quindi è inutile perderci del tempo, accettate il primo lavoro. Quindi tornando all'argomento dell'episodio di oggi, l'iscrizione all'Arbetsam, una volta che avrai ottenuto l'Ammeldum, recati presso il più vicino ufficio dell'Arbetsam, normalmente si sono presenti in quasi tutte le città un po' più grandi, provvisto di tuoi documenti di riconoscimento, l'Ammeldum e i titoli di studio. Per quello che è possibile, adesso vedremo perché. La cosa importante è portare un curriculum che sia fatto in tedesco. Non andate per cortesia all'Arbetsam con un curriculum in italiano, perché chi è lì dall'altra parte dello sportello non è compito suo capire l'italiano. Noi siamo in Germania, quindi noi dobbiamo adattarci al mercato, noi dobbiamo parlare il tedesco e di conseguenza quindi no curriculum in italiano, assolutamente no curriculum in formato europeo. Il curriculum in formato europeo è un'idea irrealizzata, ma in realtà il curriculum in formato europeo funziona solo in Italia, all'estero non serve a niente. Perché dico questo? Perché il curriculum italiano, allora in Italia si usa fare un curriculum in cui si elencano tutte le possibili, immaginabili esperienze che uno abbia fatto e quindi diventa un curriculum formato ebook da 50 pagine. In realtà però in Germania, ribadisco questa cosa che deve essere, cioè sembra banale, però poi in realtà è essenziale. Noi siamo in Germania e noi dobbiamo adattarci al mercato tedesco, al mondo tedesco, alla cultura tedesca. Poi nel nostro ambito possiamo pure avere uno spazio di italianità, ma quando ci rapportiamo alla Germania dobbiamo rapportarci con il loro linguaggio. Anche per quanto riguarda il curriculum, non esiste per la Germania, quando a un esaminatore arriva un curriculum di 10 pagine, non lo apre nemmeno, non ci si mette nemmeno a guardarlo, perché non ha il tempo. Cioè una persona, un esaminatore, non può perdere un'ora di tempo per guardare il curriculum di una persona quando ha un mazzo così di curriculum. Di conseguenza quindi, per fare un esempio, se ti devi candidare per fare il giardiniere, è inutile che scrivi sul curriculum che sai pilotare i droni, non interessa a nessuno, anzi avrai il problema inverso, perché in Germania cercano la persona che sia specializzata per fare quella cosa, che poi sappia fare altre cose, non interessa a nessuno. Di conseguenza quindi quello che ho fatto io, poi ognuno sceglie e decide di fare come preferisce, io ho fatto per ogni tipo di lavoro per il quale io intendevo candidarmi, quindi cameriere, giardiniere e fabbro, io ho fatto un curriculum specifico per quella mansione in cui ho messo in evidenza le mie esperienze lavorative legate a quella professione, e quindi se mi candidavo per fabbro arrivava sulla scrivania dell'esaminatore un curriculum in cui riportava le mie esperienze fatte come fabbro. Chiaramente c'è l'istruzione che è generica, però poi nelle altre parti, diciamo, in cui si specificano le esperienze lavorative, i certificati fatti con l'azienda, focalizzarsi solo ed esclusivamente sull'aspetto professionale per il quale ci stiamo candidando, perché non serve mettere 10.000 professioni in Italia, probabilmente, io non lo so, però in Italia forse più scrivi meglio è, qui invece non è così, meglio scrivi e meglio è, quindi devi scrivere quello che serve. Se un esaminatore, un'azienda cerca un muratore, specificare le esperienze come muratore. Se poi sei ingegnere aerospaziale non interessa a nessuno, perché uno che deve prendere un muratore, un ingegnere aerospaziale non lo prenderà.
Sempre a proposito di lavoro, di primi lavori, una soluzione abbastanza pratica può essere quella di iniziare a lavorare per le firme. Le firme sono delle agenzie paragonabili alle agenzie di lavoro interinale in Italia, le quali assumono le persone e le affittano, passatemi questo termine, alle aziende. Purtroppo la politica del mercato del lavoro in Germania si è spinto e ha agevolato moltissimo questa forma di lavoro perché permette alle aziende di avere oggi 80 operai, la settimana prossima 120, dopo 2 settimane 100. Quindi questo ha permesso alle aziende di avere molta flessibilità, di poter assumere e necessariamente anche licenziare con molta facilità, e chiaramente però per noi lavoratori ha significato molta precarietà, perché comunque non hai garanzie di lavoro, diciamo, e diventa più difficile avere un lavoro a tempo indeterminato. È anche vero che normalmente quando tu lavori sei una persona in gamba, quando la firma ti assume, poi magari può succedere che tu lavori 2 mesi presso un'azienda e poi lavori 2 mesi presso un'altra azienda, però in realtà tu lavori sempre per la firma che ti sposta magari da un'azienda all'altra. Infatti ci sono persone che lavorano stabilmente con le firme. Diciamo che non è il massimo, anche perché la paga non supera, è sempre poco di più di quella che è la paga minima sindacale, di conseguenza quindi stabilita per legge, e di conseguenza quindi non riesce a percepire mai un grandissimo stipendio. Però all'inizio, siccome le aziende adesso chiedono tutte una competenza linguistica del tedesco, quantomeno parlato, non dico scritta, ma quantomeno parlata, la leifirma normalmente ha pretese minori, e di conseguenza quindi per chi arriva la leifirma può essere diciamo, una porta di ingresso nel mercato del lavoro per iniziare. Poi chiaramente si continua il lavoro che dicevo prima, cioè di continuare a mandare, di cercare lavori, situazioni lavorative che paghino meglio, che abbiano magari contratti migliori, però l'importante è iniziare a lavorare. Per fare questo, chiaramente, una volta che avrete il vostro curriculum in tedesco, con una lettera di presentazione in tedesco adatta alla vostra mansione professionale che preferite, di mandarlo continuamente, cioè di mandare questo curriculum a tutte le firme che potete trovare. Potete farlo chiaramente cercando su internet le firme, e quindi troverete le varie firme che operano sul territorio, anche a qualche chilometro di distanza, non importa, perché una firma che operi a Stoccarda non vi darà un lavoro a Stoccarda, ma su tutto il territorio. Viceversa, se trovate una leifirma che si trovi a Ulm, allo stesso modo, quindi potrebbe anche darsi che la leifirma di Ulm vi mandi a lavorare a Ludwigsburg, e di conseguenza quindi fatele con un raggio molto ampio. Poi al limite vi riserverete dopo, quando vi faranno l'offerta di lavoro, per dire sì, è troppo lontano, è troppo vicino, perché chiaramente lo spostamento poi può incidere. Nel caso in cui vogliate sbrigarvi, sul sito vivistoccarda.eu trovate anche questo servizio, che è quello di invio in automatico a circa 110-120 le firme. Quindi con un semplice clic mandiamo a 110-120 le firme il vostro curriculum, la vostra lettera di presentazione, e quindi significa accelerare moltissimo la ricerca del lavoro, oppure viceversa impiegare il tempo che servirà per fare la ricerca e mandarli uno a uno. Tornando all'iscrizione all'Arbeitsamt, nel momento in cui, insomma, comunichi la tua volontà di iscriverti, ti verranno chiesti i documenti. Incontriamo qui anche un altro problema, che è quello legato ai nostri titoli di studio. Siamo in Europa, però purtroppo i sistemi scolastici sono completamente diversi, e quindi il nostro percorso scolastico non è paragonabile, non è equivalente a quello tedesco. Di conseguenza, quindi, un nostro diploma, se c'è un nostro diploma o una licenza media o un titolo di laurea, non è facilmente comprensibile dall'operatore che si trova dall'altra parte. Per fare questo saremo costretti a rivolgerci a un traduttore giurato che possa tradurre il nostro titolo e trovare un titolo tedesco, un titolo di studio tedesco equivalente. Questo chiaramente ha un costo. Sul sito trovate una serie di indirizzi presso i quali potete mandare e richiedere la traduzione dei vostri titoli. Vi consiglio caldamente di chiedere preventivamente il costo, perché i costi non sono standard e possono differire da uno ad un altro. Quindi siamo arrivati al momento in cui ci troviamo di fronte all'operatore, all'Arbeitsamt, e vogliamo iscriverci. Chiaramente avremo portato i nostri documenti, e qui troveremo un altro problema. Nel momento in cui abbiamo dei titoli di studio, questi purtroppo dovranno essere tradotti in tedesco, e quindi è un'operazione che richiederà molto tempo, perché noi dovremo
dovremo trovare un traduttore giurato, e sul sito trovi una pagina dove ci sono elencati i traduttori giurati che operano sul territorio, ai quali tu dovrai mandare i tuoi titoli e chiedere un preventivo, insomma, per la traduzione giurata. Questo dovrà a sua volta trovare, non solo fare la traduzione, ma trovare un titolo equivalente che sia valido anche in Germania. Tutta questa documentazione poi dovrà essere mandata al ministero per essere certificata, quindi ti verrà mandato un attestato in cui viene certificata la tua professionalità, riconosciuta in base a quelli che sono i documenti che il traduttore giurato ha inviato. Ovviamente, per fare questo, siccome passerà molto tempo, più di qualche mese, chiaramente se noi ci dobbiamo iscrivere per cercare lavoro non possiamo aspettare di avere i risultati, di avere questi documenti, di avere tutta questa roba qui. Di conseguenza, quindi, iscriviamoci per una mansione qualsiasi, che possa essere manovale, aiutante, qualsiasi cosa. Poi dopo sarà nostra cura, quando avremo in risposta i documenti, andare ad integrarli e quindi a cercare poi la nostra professione. Quindi, come vedete, sono due step: uno iniziale in cui ci dobbiamo accontentare di qualsiasi cosa per inserirci, ed un altro in cui potremo far valere le nostre competenze. Un servizio molto utile offerto dall'Arbeitsamt è quello legato al suo portale Job Boards, nel quale tutte le aziende e soprattutto tutte le firme inseriscono quotidianamente offerte di lavoro, cioè realmente in Germania c'è un sito dove tutti i giorni vengono inserite delle offerte di lavoro. Quindi sarà nostra cura attrezzarci avendo una traduzione dei lavori che vorremmo fare o che possiamo fare, e cercare quotidianamente, attrezzati con curriculum in tedesco e lettere di presentazione in tedesco adatta per quella mansione, cercare su Job Boards, cercare il lavoro che vogliamo fare ed inviare a manetta a tutte le aziende che stanno cercando quel tipo di professione il nostro curriculum. Questa cosa chiaramente si può anche fare da casa propria oppure direttamente dagli uffici, perché presso gli uffici dell'Arbeitsamt sono disponibili, oltre al personale che può comunque offrire il proprio aiuto, sono disponibili stampanti, sono disponibili computer, dove è possibile fare le ricerche gratuitamente e quindi avere molto tempo per sedersi, fare le ricerche senza avere problemi di connessione, di computer o dover fare magari sul cellulare, non avere la possibilità di stampare, di fare altro. Quindi magari una volta iscritti, mettersi lì stabilmente all'Arbeitsamt e a cercare quotidianamente nuove offerte di lavoro. Nell'augurarti di trovare il lavoro dei tuoi sogni e di realizzare tutti i tuoi desideri, non mi rimane altro che ringraziarti per aver seguito la puntata sin qui e di condividere questa puntata se l'hai trovata interessante con i tuoi amici. L'appuntamento è la prossima settimana con un nuovo episodio, venerdì alle ore 12. Ciao da Maurizio.